Adesso sono molto felice di presentarvi un artista su cui sono poco obiettiva, perché è la mia preferita in assoluto, lo dichiaro proprio pubblicamente, l'ho sempre fatto e continuerò sempre a farlo. Malika Ayan, ciao Malika! Ciao Nico! Ciao, benvenuta! Come va, bella? Ma cioè, molto bene, grazie. Allora, ho letto tra le tante cose un'intervista molto bella che hai lasciato a Marzi per del Messaggero, no? E mi piace, perché quando una è consapevole di sé, no? Cioè è bello che lo dica ed è bello che ammetta delle cose belle e brutte di sé, perché non c'è nessun problema a farlo. Esattamente, penso che ci siano poche cose di cui ci si debba veramente vergognare, no? E per fortuna non le fanno in molti, no? E per cui trovo che il modo migliore, soprattutto in un momento complicato come il momento storico che stiamo affrontando, è riconoscere le cose per quello che sono, sia il miglior passo per essere poi felici, sereni, e quindi rendere anche le persone intorno a noi più propense a fare lo stesso. Certo, perché quando uno è risolto, o diciamo sulla via, no, della propria è tutto più semplice, hai ragione, per sé e anche per gli altri, no? Cioè tiri giù tutte quelle infrastrutture che ti appesantiscono e basta, credo. Esatto, anche perché poi il tempo non ce lo restituisce nessuno, quindi se sprechiamo l'attimo che stiamo vivendo per pensare a come dovremmo viverlo, forse no, è uno spreco, è un peccato, è proprio un peccato. Oh, tu sei sempre una garanzia però, cioè tu c'hai, c'hai quelle corde vocali, tu cioè non ne sbagli mezza, proprio sei... C'è la perfezione, ma brava Mali, brava. grazie Nico. Adesso grazie. La sentiamo alla radio la tua canzone, va bene? Oh, che bello, non l'ho ancora sentita la radio. Allora, ok, tira sul volume perché la radio vedrai come suona. Allora, Festival di Sanremo 2021, Ti piaci così? Malika Ayan. Ti piace così Malika Ayan? Questa è la sua canzone raffinata, contemporanea. Brava, bravissima, bella l'artista. Allora Mali, ti presento Ceci, che è la mia collega, che è in stanza a Sanremo. Esatto, siamo qui in diretta di fianco al Teatro Harrison. Io volevo solo chiederti così un commento caldo per quanto riguarda stasera, la cover che hai scelto, l'emozione che ti suscita interpretarla, insomma presentarla un po' anche al nostro pubblico. Bene, allora ho scelto Insieme a te non ci sto più perché è una canzone bellissima, di quelle che rientrano insieme a La prima cosa bella o Cose messe nel caffè, in un repertorio molto prezioso della storia della musica italiana, ma che magari cioè una parte di generazione da quelli nati negli anni 80 come me in poi magari conoscono poco. E non solo, questa canzone è molto toccante, e portando un brano appunto più up tempo ho pensato di dedicare anche una parte di atmosfera, no, alla mia presenza festivaliera. E infine, ma non da meno, è un brano che Caterina Caselli ha portato al successo, ma che è stato composto da Paolo Conte nella parte musicale, ed essendo loro due figure abbastanza centrali per quello che è stata la mia storia fin qui, direi che insomma è come chiudere un bel cerchio mettendoci dentro un sacco di pezzi interessanti. E poi, se posso aggiungere, è una canzone anche in cui come dire, le zavorre vengono eliminate, no? È vero? Cioè, esattamente. E quindi non ci sto più con te, non sei più niente per me, non sei più quella luce che eri una volta, e quindi ciao, no? Quindi un addio alle zavorre. Mali. Esatto, ma inoltre dice anche un'altra cosa, perché comunque c'entra anche questo sempre con la consapevolezza, se vogliamo, perché dice, cioè, che l'errore in qualche modo, no, perché lo lascia un po' sottintendere, ma c'è il fatto di aver cercato in qualcun altro, no? La strada felicità, della comprensione. Invece non è mai la strada giusta. E poi un'altra cosa mi è venuta in mente adesso che dici, mi sembra, che poi quando uno se ne va, cioè fammi andare, ma tu sorridi, è vero? Sì. Cioè bisogna andarsene, cioè chiaramente non penso che esista una rottura poco dolorosa nella storia delle rotture, però sapere che quello che verrà o quello che sta già avvenendo non può che essere affrontato sorridendo è proprio forse la lezione da ricordarsi ogni mattina.
Va bene, allora ti vediamo questa sera, è sempre un piacere. Malika Ayane, ciao Mali. Ciao Nico, grazie. Un bacio, ciao.